Ancora in dubbio fino all'ultimo minuto, alla fine l'allerta virus non ha bloccato ieri sera il Consiglio Comunale di Ragusa, che con precise precauzioni si è svolto affrontando in apertura proprio l'argomento coronavirus. Poco prima della seduta, una riunione tra i capigruppo che ha stabilito il come procedere, un rappresentante a turno per ciascun partito politico e a debita distanza di almeno un metro tra loro. Presenti 17 consiglieri, ha aperto i lavori il sindaco di Ragusa, Peppe Casì, rivolgendosi anche ai cittadini che hanno seguito in streaming la seduta con parole di conforto ma anche di allarme. Una sana preoccupazione, utile ad alimentare in tutti il senso civico nel rispetto del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma le previsioni, dobbiamo dirlo, e non è per fare allarmismo, perché in questo momento non si tratta di fare allarmismo, ma si tratta di trasmettere a chiunque ascolti, noi che abbiamo un ruolo di responsabilità, una sana preoccupazione. Questo è il momento in cui dobbiamo stare preoccupati. Non è più un momento di dire è un'influenza, passa, non procura la morte se non in soggetti che sono già che hanno un quadro clinico compromesso. No, queste sono cose che abbiamo ascoltato in passato, ma negli ultimi giorni sono emerse invece delle cose diverse. È vero che la letalità, diciamo, del virus si accanisce a maggior ragione nei confronti di soggetti che hanno già delle patologie pregresse, ma è anche vero che ci sono persone giovani che sono in questo momento sottoposte a trattamento di ventilazione forzosa, perché si manifesta attraverso questa polmonite acuta che ha delle conseguenze che non possono essere previste, e quindi dobbiamo essere preoccupati, dobbiamo essere tutti più preoccupati, perché soltanto se ci preoccupiamo evidentemente ci rendiamo conto che dobbiamo avere uno stile di vita diverso da quello che abbiamo avuto finora. La parola poi è passata all'assessore alla sanità Luigi Rabbito, che ricopre anche la carica di direttore dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione al Giovanni Paolo II di Ragusa. Già predisposto dall'ASP, ha affermato un piano che muterà con il mutare dell'allerta. Attualmente non risulta alcun caso ricoverato con infezione accertata da coronavirus. Si stanno anche effettuando controlli a domicilio nei casi segnalati dai medici di famiglia. In questo momento l'ASP sta anche predisponendo un controllo del territorio con una serie di tamponi che vengono fatti a domicilio delle persone che accusano dei sintomi tramite il medico di famiglia. Allertano tutta una procedura che prevede che del personale addetto vada a casa di queste persone e li sottoponga al tampone. E vi voglio dire che i risultati che sono venuti fuori da questi tamponi ad oggi sono estremamente confortanti. Questa qui è una guerra contro un nemico potente, subdolo, un nemico veramente cattivo. Però le armi per vincere la guerra sono nelle nostre mani. Se noi riusciamo a rallentare il contagio, non dico a ridurre il contagio, certo non lo potremo sospendere perché questo non è prevedibile, non è veramente, prima o dopo qualche caso arriverà, e questo non ci deve fare spaventare. Questo è un altro messaggio che voglio dare: anche se arriva qualche caso positivo, negli ospedali siamo in grado di gestirlo. La provincia di Ragusa è in una situazione estremamente positiva. Sta a noi, a tutti noi, evitare che succedano cose veramente terribili. Grazie.